La carenza idrica che in queste settimane sta preoccupando l'Italia è una problematica tutt'altro che nazionale. Con l'assenza delle precipitazioni e l'aumento delle temperature, contenere i consumi idrici è diventato un obiettivo fondamentale anche per la nostra regione. La sostenibilità e la crisi idrica sono strettamente collegate. Tutte quelle buone pratiche, tutte quelle attività che sono dirette verso la sostenibilità contemporaneamente aiutano anche alla conservazione di questa risorsa meravigliosa che è l'acqua. Quindi in realtà sono due tematiche strettamente legate. Noi abbiamo messo in campo diverse tecnologie per evitare appunto la dispersione. Dell'ispezione idrica attraverso le tecnologie satellitari israeliane, come abbiamo più volte pubblicizzato, è una squadra di ricerca perdite, è un potenziamento del potabilizzatore di Montorialbo Mano e di tutte quelle situazioni di accumulo. Quindi noi la stiamo gestendo in questo momento, però questo che stiamo facendo oggi è il risultato di una programmazione a lungo termine che abbiamo iniziato già 3-4 anni fa. Non si può continuare ad affrontare l'ambiente con politiche semplicemente nazionali, ma c'è bisogno di politiche globali sull'ambiente, sull'approvvigionamento energetico, che è strettamente correlato a questo tema. L'ambiente non è un tema che può essere affrontato nel quartiere di una città, ma deve avere un approccio non solo nazionale, internazionale, globale. Per fare il punto su questa problematica si è svolta a Teramo, presso la sala assemblea della Ruzzo Reti, il convegno dal titolo Acqua, sostenibilità e crisi idrica, con Giuliano Di Baldassarre, uno scienziato di fama internazionale nel campo dei cambiamenti climatici. La crisi idrica chiaramente è piuttosto accentuata soprattutto nel nord Italia, nella pianura padana, ma coinvolge in parecchie regioni nel contesto del paese, del nostro paese. La situazione in Abruzzo risulta essere una situazione che va monitorata, non è critica come in altre regioni italiane, come per esempio nella pianura padana, ma chiaramente non sappiamo quale sarà l'evolversi delle situazioni meteorologiche, quindi soprattutto in particolare l'anomalia termica e quella pluviometrica. Se continua, diciamo, a fare molto caldo e non piovere, la situazione può diventare molto più critica. Rassicuriamo i cittadini abruzzesi e in particolare quelli teramani e aquilani che l'acqua che bevono, che arriva nei loro rubinetti, è sempre sanissima, e su questo non c'è nessuna ombra di dubbio, e che il sistema di controllo e sicurezza che si mette in campo garantisce che se mai ci fosse anche una sola minima traccia, una minima ombra di possibile inquinamento, l'acqua viene subito interrotta e non arriverebbe mai l'acqua inquinata dentro i rubinetti dei cittadini.